Posso la filmare? Che c'entro io, cuce e botte? Per me sono tutti. È la parodia di Porta a Porta ed è una commedia comica intelligente, o almeno è un anticine panettone per eccellenza. Quindi con grande orgoglio quest'anno siamo nelle sale in contrapposizione, in competizione con gli stupidissimi cinepanettoni. Qualcosa di grosso. Disamorato dalle trasmissioni televisive, dai dibattiti su sport, religione, politica, Lapo Corsini, alias Brunetto Salvini, un arzillo ottantenne di Firenze, decide di scrivere alla trasmissione Uscio e Bottega, chiedendo di essere invitato perché lui, uomo del popolo, vorrebbe fare domande ben precise ai diversi ospiti. La direzione della Rai lo invita allo show televisivo. Lapo Corsini, con l'amico Mancuso, interpretato da Fulvio Ferrati, si mette in viaggio quindi alla volta di Roma. Naturalmente. La trasmissione Grazie. Viene seguita con trepidazione da amici e parenti di Lapo davanti al maxi schermo montato nei giardini del circolo davanti a Ponte Vecchio a Firenze. Lapo però durante una pausa scompare misteriosamente, anche se farà comunque ritorno a Firenze. Giunta all'orecchie del Papa l'esistenza di una persona come Lapo Corsini, il pontefice lo invita ad un colloquio privato dall'esito sorprendente. Perché vedere Uscio e Bottega? Perché è un motivo per divertirsi, stare bene e finalmente tornare al cinema senza aver buttato via due ore del proprio tempo. Su tutti l'ultima apparizione cinematografica di Carlo Monni, tra gli altri nel cast Gaetano Gennai, Sergio Forconi, Cristiano Militello, Andrea Gresti, Graziano Salvadori, Novello Novelli, Silvia Todesca e Antonio Landi, già presente in alcune delle trasmissioni di TVL. Allora, io sono la dottoressa Risparmi e sono Silvia Todesca in realtà. Giornalista economista e una persona che crede che l'economia salverà il mondo. E invece c'è qui davanti a me il prete con cui dovrò parlare durante la trasmissione, che mi dirà che no, l'economia non potrà mai salvare il mondo, ma è la carità e la misericordia che lo salverà. Sarà proprio così, è la carità che salverà il mondo? Ma speriamo di sì, perché in qualche modo va salvato sto mondo, ecco, ora, ora non ha, appunto, ora non è che io sia tanto esperto nei panni di un prete, però ci siamo divertiti, grazie anche a Marco, grazie alla Silvia, grazie a tutti gli altri, è stata una bella esperienza, dai, ci siamo davvero divertiti. Fra loro anche Giuliano Grande, volto conosciuto al grande pubblico grazie al film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. È stato, come si dice, un divertimento. Sono passato a trovarlo sui set, lui mi disse fa una cosa insieme a noi, per divertirsi, e l'ho fatta volentieri. È famoso per Ce l'hanno gratto e vinci? E questo me lo porto addosso per tutta la vita. Vai, dillo alla telecamera, dillo anche. Che Ce l'hanno gratto e vinci te? Questa veramente rotta i coglioni, veramente. Senti, le prossime date di uscita del film? Allora, oggi siamo al Multisala Lux di Pistoia con doppio spettacolo alle 17.30 e 20.30. Il 19 saremo ad Alto Pascio al Cinema Puccini, il 20 e 21 al Margine Coperta, che è Pistoia, comunque è due passi da Montecatini, e doppio spettacolo pomeriggio e sera. Infine, 25, 26 e 27 a Montaione, quindi anche il giorno di Natale. Ma lei è proprio un bel giovanotto. Noi ci aspettavamo un nonnino. Siamo tutti con lui.